Thank you.
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, accogliamo oggi questi ragazzi che riceveranno la prima comunione e i ragazzi che riceveranno la cresima. Li accompagniamo anzitutto con la nostra preghiera, perché questo momento così importante del dono dello Spirito per gli uni e della partecipazione alla mensa di Gesù per gli altri possa essere un momento forte, un momento di incontro con il Signore, come anche per tutti noi. Insieme riconosciamo i nostri peccati. Signore, perdonaci per tutte le volte che ci siamo dimenticati di te, non partecipando all'Eucaristia, non pregandoti e non ascoltando la tua parola. E tu, Signore, sei sempre lì ad aspettarci, ad avere sempre tempo per noi e noi, invece facciamo fatica a venire in chiesa a trovarti. Perdonaci se siamo stati egoisti, non ci siamo impegnati nei nostri doveri, se abbiamo mentito ai nostri genitori, ai nostri amici, se non siamo stati capaci di perdonare, di portare pace, e tu invece ci perdoni e ci accogli sempre con un prete amoroso. Perdonaci se qualche volta abbiamo dimenticato di ringraziarti di ciò che abbiamo, del dono della vita, dei nostri genitori, del benessere che ci circonda. Se non abbiamo usato le nostre capacità e le nostre qualità per rispettare ed apprezzare le meraviglie e la bellezza del mondo che tu hai creato per noi. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore,
preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode. Poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino alla fine, al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato a suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Egli stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascendi Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore a canti di gioia. Perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte, Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: asceso in alto, ha portato con sé i prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che cosa significa che ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù apparve agli undici e disse loro:
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Gloria a te, O Cristo. Eccellenza Reverendissima, la sua presenza oggi per la nostra comunità parrocchiale della Chiesa Madre di Butera è motivo di grande gioia e di festa, che si è riunita intorno a questi ragazzi che stanno per ricevere i sacramenti della confermazione e prima comunione. In particolare sono 5 i fanciulli che si sono preparati per ricevere il sacramento dell'Eucaristia. Essi sono stati accolti dalla comunità parrocchiale e dal nostro parroco Don Filippo già dall'età di 7 anni, affiancandosi alle famiglie per accompagnarli alla scoperta di Dio, Padre buono e misericordioso, e creatore delle meraviglie dell'universo e del dono più grande, suo Figlio Gesù Cristo. In questi anni sono stati perseguiti gli obiettivi di far comprendere loro il significato della domenica come giorno di festa e di ringraziamento del Signore, l'importanza della preghiera, mezzo per comunicare con Dio e poterlo lodare, il significato dei sacramenti, segni della presenza di Dio in mezzo a noi, attraverso i quali ci chiama ad essere Suoi figli e ci accoglie nella grande famiglia della Chiesa. I fanciulli sono stati avviati in questo cammino a rispondere alla chiamata di Gesù attraverso la conoscenza dei comandamenti, primo fra tutti quello dell'amore, mettendoli in pratica per costituire basi solide per poter vivere da veri cristiani, cioè a vivere come amici di Gesù. Di conseguenza hanno scoperto le loro debolezze e fragilità, ma hanno capito che Dio, Padre misericordioso, perdona, accostandosi al sacramento della riconciliazione. Prezioso ed efficace è stato il riferimento a Maria, Madre di Gesù, esempio concreto che nello spirito d'obbedienza ha dato e continua a dare il suo sì incondizionato a Dio nostro Padre. Le difficoltà incontrate durante questo viaggio, tipiche della loro età, sono state affrontate con l'aiuto vigile ed attento del nostro caro Don Filippo, con la fattiva collaborazione delle famiglie e dell'intera comunità.
Io sono grata al Signore per avermi affidato questi bambini, che inconsapevolmente hanno arricchito di maggiore entusiasmo e gioia il mio percorso di fede, con i loro sorrisi, con la loro semplicità, ecco, con la loro voglia di stare insieme e di aiutarsi l'uno con l'altra nei momenti di bisogno. È stata proprio una qualità di questi bambini, questo stare insieme. Prego il Signore affinché possa renderli una cosa sola con Lui, come germogli di una stessa pianta, cioè tralci di una stessa vite, e sentirsi sempre membra vive di questa Chiesa. Ed è con vera gioia che oggi voglio presentare a lei, a tutta la comunità, questi nostri piccoli figli. Bocca di Fuoco, Gwendalina. Buonadonna, Maddalena. Caltavituro, Salvatore. Donzella, Matteo. Giglio, Lorenzo. Eccellenza Reverendissima, con grande gioia la nostra comunità parrocchiale l'accoglie in questo giorno di grazia e di festa per celebrare il sacramento della confermazione. Il nostro gruppo è arrivato a questo traguardo dopo aver compiuto un cammino di fede intenso e continuo, vivendo momenti di preghiera e di fraternità. Durante gli incontri settimanali abbiamo affrontato temi e problemi attuali ma vicini ai nostri ragazzi, come l'amicizia, la delusione, i mille volti dell'adolescenza e il perdono, avendo come guida il catechismo Sarete miei testimoni e come fonte di verità il Vangelo. Oggi, con il loro eccomi, chiedono di essere fortificati col dono dello Spirito Santo per poter lavorare nella vigna del Signore e testimoniare l'amore infinito e totale del Padre, sempre pronto ad accogliere e a perdonare tutti. Con il dono dello Spirito Santo, essi completano quel cammino iniziato dai loro genitori con il battesimo, impegnandosi a testimoniare con la vita il loro essere cristiani, proseguito con la prima comunione, ed oggi confermeranno quell'impegno battesimale, ma in modo libero e personale. Possa oggi iniziare un nuovo capitolo della vostra vita, in pieno inserimento nella comunità cristiana, come adulti nella fede. Non sentitevi mai soli, camminate con Maria, la nostra mamma celeste, siate saldi nella fede, uniti a Cristo, fate della vostra vita un capolavoro. Nessuna difficoltà o tribolazione ci potrà intimorire se rimaniamo uniti a Dio. Egli dona forza alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra povertà, conversione e perdono al nostro peccato. Noi cristiani non siamo scelti per le piccole cose, ma per i grandi ideali. A nome di tutta la comunità le rivolgiamo il nostro più sentito grazie per la sua presenza e testimonianza di fede. La Madonna di Fatima possa sempre sostenerla e guidarla nella sua missione insieme allo Spirito Santo Consolatore. Ringraziamo il nostro parroco Don Filippo, che ci ha insegnato la bellezza di vivere in amicizia con Gesù Cristo, sostenendoci con la preghiera in questi anni di formazione ed educandoci alla fede così da essere veri testimoni. Il nostro più sentito grazie va ai genitori, attenti e presenti, possa Dio sempre tenervi ancorati nel suo cuore. Grazie per la pazienza, il sostegno e la collaborazione in questi 5 anni. Ed infine, grazie ai nostri ragazzi per averci aperto le porte del loro cuore, per i momenti di preghiera, di condivisione e di allegria. Ognuno, con il proprio modo di essere, unico e speciale, ha colorato una parte della nostra vita. La Madonna non tolga mai le sue mani sui vostri capi. Lo Spirito Santo possa sempre guidarvi, sostenervi
e realizzare i vostri sogni. Noi ci saremo sempre. Grazie e auguri. Bonadonna Ignazio, Bunetta Ludovica, Cavalieri Giuseppe, Felici Rosalia, Giaquinta Giuseppe, Marino Asia, Marrone Vittoria, Mezzasalma Carmelo, Scichilone Piercarlo. Grazie carissime catechiste per questa bella preparazione che avete fatto per i nostri ragazzi. E chiaramente grazie anche al parroco che vi sostiene, vi aiuta, vi benedice. Ma penso che in tutto questo una cosa veramente molto importante è il coinvolgimento dei genitori. Perché i primi catechisti dovrebbero e sono i nostri genitori. Sono loro che ci insegnano anzitutto con il loro esempio cosa vuol dire essere veramente cristiani. Ed è direi l'investimento più lungo, perché i ragazzi vengono una volta alla settimana, due, tre volte alla settimana in una chiesa. Invece in famiglia ci sono sempre, e quindi è importante che i genitori comprendano e comunque certamente vengano coinvolti in questa trasmissione della fede, perché appunto la fede non è solo una dottrina che noi impariamo, anche se è giusto sapere che cos'è lo Spirito Santo nello specifico, è giusto che si sappia che cosa vuol dire partecipare alla Santa Eucaristia. Però la trasmissione della fede è prima di ogni cosa un esempio da dare di amicizia profonda con il Signore. E quindi più di voi, carissimi genitori, vi ringrazio per questa vostra testimonianza, ed è bello che sempre più nella formazione catechistica si inseriscano i genitori. C'è una conversazione molto bella che Gesù fa con i suoi discepoli secondo il Vangelo di Giovanni, quando gli fa capire che a un certo punto è costretto ad andarsene. Lui deve andare via, deve tornare al Padre. E questa necessità oggi noi la capiamo alla luce di quello che abbiamo sentito nella prima lettura, quando
l'autore, che si chiama Luca, che è l'autore del Vangelo, riferisce che Gesù, dovendo ascendere al cielo, lascia e compie la promessa del Padre. Dio fa una promessa a tutti noi. Certamente, anzitutto, questa promessa si è compiuta con i discepoli, perché sono quelli che hanno subito, immediatamente visto e incontrato Gesù. E questa promessa in che cosa consiste? Nel fatto di ricevere il dono dello Spirito Santo. Allora, oggi la festa dell'Ascensione si lega anche a questo, non soltanto, chiaramente, il significato dell'Ascensione è molto più ampio, molto più profondo, però di fatto l'elemento centrale per capire la ragione perché Gesù ascende al cielo, non solo perché appartiene al cielo, perché lui, non dobbiamo dimenticare, è il Dio incarnato in mezzo a noi, però la ragione nasce anche dal fatto che ascendendo al cielo ha potuto compiere la promessa che il Padre aveva fatto a lui e aveva fatto ai tutti i suoi discepoli, e cioè ricevere il dono dello Spirito. E quindi dal momento in cui Gesù è salito al cielo e siede alla destra della magnificenza di Dio, da quel momento in poi noi fruiamo del dono dello Spirito. Giustamente qualcuno potrebbe anche obiettare dicendo: ma lo Spirito Santo non c'era prima di Gesù? In verità no. Cioè, lo Spirito Santo si effondeva in alcune persone, i profeti per esempio, no? Che parlavano in nome di Dio, ma non era così espanso, così per tutti, universale. Invece, con l'Ascensione, Gesù permette che lo Spirito Santo lo possano ricevere tutti quanti, non solo i profeti, cioè i preti e quanti sono vicini a Dio in un senso ministeriale, cioè di impegno specifico, ma tutti. Questo lo aveva intuito un grande profeta che si chiama Gioele, il quale aveva detto che lo Spirito Santo sarebbe disceso su tutti, anche sui ragazzi. E oggi, ecco qui, noi abbiamo l'esperienza viva di questa promessa che si è compiuta attraverso Gesù. Questo è il primo elemento importante. Secondo elemento, che risponde ad una domanda: a che serve lo Spirito Santo? Abbiamo sentito nella prima lettura che lo Spirito Santo produce, mi piace utilizzare anche questo verbo, nel senso che in noi crea questa energia, produce la forza di Dio. Capite? Quindi è interessante che noi riceviamo il dono dello Spirito Santo e veniamo fortificati, irrobustiti, dalla sua presenza. Che significa avere la forza dello Spirito Santo? Specificamente nel testo abbiamo sentito legato alla nostra testimonianza. L'espressione in verità è molto più complessa, perché noi non dobbiamo dimenticare che questa pagina della prima lettura, che è stata scritta da Luca, avviene in un periodo difficile della testimonianza cristiana, cioè quando i discepoli devono dire che Gesù è veramente Dio e che senza di Lui non possiamo far nulla e che Lui è davvero la pienezza della nostra vita, la relazione con Lui è pienezza della nostra vita, in un tempo in cui venivano perseguitati. Quindi, capite? Venivano perseguitati, martirizzati, e questa cosa durò per tanti secoli, sicuramente fino al IV secolo, anche se dopo si registra ancora qualche straccio appunto di persecuzione. Voi sapete che cosa significa venire segati, uccisi, bruciati vivi, eccetera, e credere in Gesù. Era necessità di avere la forza dello Spirito, ed era bellissimo perché i pagani
si convertivano al cristianesimo, sapete perché? Perché vedevano certamente le persone adulte, ma soprattutto vedevano i bambini, i ragazzi che andavano volentieri a farsi uccidere per Gesù, perché avevano la forza dello Spirito Santo. Allora, facendo questa digressione di natura storica che è molto importante, oggi a che serve la forza dello Spirito Santo? Noi non abbiamo le persecuzioni, grazie a Dio, almeno fino adesso, però una persecuzione c'è ed è la prova della vita. La vita ha tante prove, presenta tante difficoltà. Certo, per voi ancora ragazzi non è propriamente così, anche se già si cominciano a gustare forse è una parola troppo buona, a sperimentare delle sofferenze. Ma pensate alle persone adulte, pensate per esempio quello che oggi è la festa della mamma, quindi è bellissimo, oggi è una grande festa perché l'ascensione, la festa della mamma, la Madonna, insomma ci poi l'Eucaristia, il dono dello Spirito, insomma oggi è la festa della mamma. Pensate voi le mamme che purtroppo, spero che qui non ci sia nessuno, potrebbe darsi che ci sia qualcuno che abbia perduto il proprio figlio, la propria figlia. Mamma, è una sofferenza grandissima. Certo, anche altre sofferenze, ma credo che questa sia la più estrema di tutte in assoluto, tra le sofferenze. La morte, certo, è brutta, ma quando uno perde il proprio figlio, capite? Come si fa a superare questi momenti? Momenti difficili. Oppure, ecco qui, un altro argomento. Voi siete ancora ragazzi, ancora siete forse ancora alla media, seconda media, e poi ragazzi ancora sono all'elementare, ma fra 4-5 anni, soprattutto voi più grandi, e poi dovete fare la vostra scelta. E la scelta è studiare, non studiare, che tipo di studio fare. Capite? Queste sono tutte piccole scelte che uno deve fare. Uno li fa per impulso, o li fa perché ci ha pensato bene, ha fatto un ragionamento giusto, eccetera. Ok? Ci siamo? Questo. Poi ce ne sarà un'altra scelta importante. E che faccio? Mi sposo? Non mi sposo? ma non mi sposo perché potrebbe anche darsi che in mezzo a noi ci sia qualcuno che voglia diventare sacerdote o voglia diventare suora. Cioè consacrarsi al Signore. Noi non mettiamo limiti alla provvidenza del Signore. Se il Signore chiama, noi rispondiamo. Ma non è facile prendere una decisione in quel momento. Che faccio? E chi si sposa? È questa la persona adatta per me? Non è questa la persona adatta per me? Vedete carissimi, noi tante volte, e poi ancora possiamo continuare su questa falsariga delle decisioni, no? Perché anche le persone più adulte fanno e prendono decisioni. Le decisioni come vengono prese? Vengono prese per impulso, istinto, come capita? Oppure uno ci vuole pensare un po' e dire, un attimino, io voglio fare una breve riflessione sulla scelta da fare, di vario genere, ripeto, ho fatto solo qualche esempio. Allora, in che senso lo Spirito Santo è la forza per la nostra vita? Capite, cari ragazzi? Carissimi fratelli e sorelle tutti, nei nostri momenti difficili, nei momenti cruciali, anche se non difficili ma cruciali della nostra vita, noi siamo chiamati a fare delle scelte, siamo chiamati a pensare delle cose serie. Un altro esempio, questo non riguarda ancora voi ragazzi, ma poi vi riguarderà un tempo, e cioè voi adulti, come fare ad aiutare questi nostri ragazzi in una crescita buona, benefica, con i valori importanti, con tutto quello che evidentemente viviamo, no? Una cultura difficile oggi rispetto a tanti anni fa. Come si fa? Chi è il più bravo? Ecco, allora quando Gesù dice e avrete forza dallo Spirito Santo per essere miei testimoni, vuol dire questo, cioè vivere
la nostra vita di testimonianza, vivere la nostra vita sotto la spinta di questa forza. Per cui non è solo una decisione che io prendo nella vita legata al fatto che sento di fare questo. No, no, è chiaro che io la scelta la faccio, ma la faccio perché lo Spirito Santo mi dà la forza, cioè mi sostiene, mi illumina, mi orienta, mi conferma. Non sto dicendo delle cose strane, è così. Capite? Questo evidentemente riguarda anche i nostri sacerdoti, riguarda anche il sottoscritto. Io non ho fatto una scuola da vescovo dove ci sono delle indicazioni da fare per cui uno segue quelle indicazioni, il vademecum te lo vai a prendere e poi lo applichi. Magari fosse così. Non è così. Molte cose bisogna, ci si trova a viverle e bisogna deciderle così. D'amblè, si dice così, no? Cioè, voglio dire, in maniera tempestiva, a volte addirittura senza neanche pensarci, perché siamo in un contesto culturale molto frenetico, per cui non è come un tempo che con il carretto bisognava fare un po' di strada e avevi il tempo di pensare, il tempo di riflettere, di meditare. Oggi non abbiamo neanche il tempo di formulare un pensiero che subito deve essere applicato. Si dice in tempo reale. Allora, la forza dello Spirito Santo, carissimi fratelli e sorelle, sta proprio qui, nel fatto cioè che i miei pensieri, i miei propositi, i miei progetti, le mie proposte sono spinte da questa forza. Per cui, diciamo, il margine di errore si riduce a minimo. Tutti quanti siamo chiaramente, purtroppo, no? In una questione di caducità. E quindi, però, il fatto, per esempio, di riuscire a prendere una decisione che possa essere ferma nella nostra vita, questo dipende dalla forza che noi riceviamo dallo Spirito. Si tratta di lasciar produrre questa forza. E così vado a concludere. Come si fa a far produrre questa forza in noi? Allora, l'abbiamo sentito ancora dalla seconda lettura. Se noi pratichiamo una relazione amabile, bella, abbiamo sentito aiutati da sentimenti di amabilità, di umiltà, di altruismo. Cioè, se noi impostiamo le nostre relazioni, ripeto, cercando di essere più amabili possibili nell'accoglienza, nel rispetto, allora lo Spirito Santo dentro di noi, che lo abbiamo ricevuto nel battesimo e che ovviamente sarà ancora continuamente effuso nella nostra vita, produce questa forza. Per cui superare le difficoltà della vita, prendere delle decisioni molto importanti, non sarà un problema, diciamo, grosso. Perché? Perché il Signore ci sostiene. Questo è il senso di questo momento che stiamo vivendo assieme. Perché se no diventa un bel rito e niente di più. Mentre invece prendiamo consapevolezza che, come gli apostoli, anche noi oggi riceviamo questo dono, questa forza dello Spirito che, ripeto, ci permette di poter agire in maniera assennata nella nostra vita. Assennata, cioè significa che la nostra vita non solo avrà senso per tutti noi che la viviamo, ma anche diventa un mezzo buono per rendere le persone che stanno attorno a noi contente, felici per la nostra presenza. Ecco quanto è importante apprendere lo Spirito Santo e prendere forza dallo Spirito Santo. Certamente per i ragazzi che oggi partecipano per la prima volta in maniera ufficiale alla mensa di Gesù, questo vuol dire che
Anzitutto voi, cari ragazzi, decidete di essere amici del Signore. Sapete perché? E adesso ve lo dico chiaramente. A casa vengono a mangiare, soprattutto la domenica, quando ci sono degli ospiti, chiunque passa per strada o i vostri genitori invitano gli amici. Invitano gli amici. Non è così. I parenti, gli amici, non è così. Bene, voi con la Santa Eucaristia diventate amici del Signore e entriamo a far parte della sua mensa. Non siamo degli estranei, capite? Non siamo degli estranei, siamo i suoi amici. Bene, così concludo questo mio pensiero. Ripeto, forza dello Spirito, amicizia con Gesù. Questi due bellissimi sacramenti che oggi tutti assieme viviamo nel nome del Signore. Ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede, anzitutto prendendo una decisione già presa, ma adesso la confermiamo, di rinunciare a tutte le opere del demonio e al male che c'è dentro di noi e fuori di noi. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere? Ecco, io penso che bisognerebbe essere un po' più roboanti, cioè significa con più forza e con più fermezza rinuncio. Allora, lo ripeto nuovamente perché insomma siamo stati un po' debolucci, dobbiamo decidere seriamente di rinunciare al demonio e alle sue opere. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni? Rinuncio! Adesso sono un po' soddisfatto. E adesso professiamo il credo. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra? Credo! Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e come oggi asceso al cielo siede alla destra del Padre? Credo! Credete nello Spirito Santo che il Signore dà la vita e che oggi per mezzo del sacramento della confermazione e in modo speciale a voi conferito come già agli apostoli nel giorno della Pentecoste? Credo. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo Dio Onnipotente per questi suoi figli, che egli nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia, e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo suo unico Figlio. E adesso con padre Filippo facciamo un segno importante della imposizione delle mani. È chiaro che questo segno bellissimo è un segno che non riguarda soltanto i nostri ragazzi, ma tutti quanti, perché possa lo Spirito Santo scendere su tutti e davvero essere produttore di forza di Dio nella vostra vita. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli nell'acqua
e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo santo timore. Per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso il secondo gesto, il crisma, l'unzione. Vedete, quindi due gesti importanti che significano l'azione di questa effusione dello Spirito. E allora, in questo secondo gesto, io quello che vi raccomando è una cosa, che quando io vi faccio l'unzione, dite nel vostro cuore, nella vostra mente, quindi senza bisogno, dite questa frase: grazie Gesù per il dono del tuo Spirito. Ve lo ricordate? Vediamo. Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. In questa fede invochiamo la Divina Misericordia.
Alcuni anni fa siamo venuti a te per la prima volta. I nostri genitori ci portarono all'altare per farci ricevere la tua grazia nel battesimo e nel tuo spirito. Siamo diventati figli di Dio. Eccoci qui. Oggi siamo tornati per la seconda volta intorno a questo altare, non più in braccio, per accoglierti nei nostri cuori, rendirci capaci di amarti con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le nostre forze, per rimanere insieme a te per sempre. Preghiamo. Signore, ti preghiamo per i nostri accompagnatori, madrine e padrini, che iniziano il percorso come guide nel nostro cammino di fede, con l'aiuto dello Spirito Santo che oggi abbiamo ricevuto nel sacramento della confermazione, che ci fa veri cristiani. Siano per noi faro, esempio e conforto nella vita e sostegno nel cammino che ci porta a Cristo. Preghiamo. Mio Signore, proteggici e amaci sempre. Fa che la nostra famiglia rimanga per noi il rifugio sicuro e che all'interno di essa ognuno di noi possa trovare stima, serenità e amore. Preghiamo. Signore, fa sorgere nel nostro cuore la tua carità e fa che sia sempre concreta. A chi cura la salute dei bambini, dona la tua presenza. Rendici missionari del tuo amore, ovunque c'è un bambino che chiede aiuto. Il tuo volto di Padre misericordioso risplenda sul nostro agire. Preghiamo. Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo. Sentiamo il peso delle nostre debolezze, ma siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu cosa dobbiamo fare. Mostraci tu il cammino da seguire. Compi tu stesso quanto da noi richiedi. Sii tu solo a suggerire e a guidare le nostre decisioni. Preghiamo. O Madre, rifugio dei sofferenti, ascolta le preghiere che noi ti rivolgiamo. Rasserena e conforta i malati, gli infermi, gli anziani e i moribondi. Preghiamo. O Maria, tu che con il tuo sì ci hai aperto la via della salvezza, tu che hai vissuto con eroica fedeltà, tu che ai piedi della croce sei stata donata a tutti i cristiani come madre, aiuta tutte le mamme e dona loro un cuore capace di trasmettere ai propri figli una fede ardente e viva. Preghiamo. O Dio, che chiami i tuoi figli gli operatori di pace, fa che noi, i tuoi fedeli, lavoriamo senza mai stancarci per promuovere quella giustizia che sola può garantire la pace autentica e duratura. Preghiamo. Per il Papa, il Vescovo, i sacerdoti e le catechiste, affinché siano testimoni gioiosi della loro vocazione e si sentano corpo di Cristo, sostenuto dall'amore e dalla potenza dello Spirito Santo. Preghiamo. O Dio, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera. Dona ad ogni uomo di incontrarsi con Lui e di cooperare all'avvento del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Maria Carmela. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno,
ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'odio e gloria per il suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo tra il coro festoso degli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora eterna per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo è il Signore, santo, santo, santo è il Signore, i cieli e la terra sono pieni di te. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rosario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti i tuoi figli Ludovica, Vittoria, Asia, Giuseppe, Rosalia, Piercarlo, Ignazio, Giuseppe, Carmelo, che hai rigenerato nel battesimo e hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo. Custodisci in loro il dono del tuo amore. Assisti i tuoi figli che oggi per la prima volta raduni alla mensa della tua famiglia, nella partecipazione al pane della vita e al calice della salvezza. Gwendalina, Maddalena, Lorenzo, Matteo e Salvatore, concedi loro di crescere sempre nella tua amicizia e nella comunione con la tua Chiesa. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme il Signore. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni,
e con l'aiuto della Tua misericordia saremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tuo è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
corpo e sangue di Cristo. Amen. Corpo e sangue di Cristo. Amen. Corpo e sangue di Cristo. Amen. Corpo. Corpo e sangue di Cristo. 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 Corpo. Adesso i bambini vogliono ringraziare Gesù che è venuto nel loro cuore, e lo vogliono fare spiegando anche il cartellone che hanno presentato all'offertorio. Il girasole ama il sole e lo segue nel suo cammino, vive per lui. Il sole è la sua vita e non può staccare gli occhi da lui. Lo ama tanto da assomigliargli un po'. La storia del girasole è il simbolo della storia di ogni cristiano. Il sole è Gesù, noi siamo i suoi girasoli. Signore, come il sole, tu splendi e mandi i tuoi raggi. Siamo i tuoi girasoli, gli innamorati del sole. Vogliamo vivere sempre girati verso di te. Vogliamo essere sempre in giro dietro a te, senza mai abbandonarti. Vogliamo vivere per te come tu vivi per noi e portarti ovunque, perché altri si orientano a te. Signore, nostro sole, siamo i tuoi girasoli. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Siamo giunti
al termine del cammino. Siamo giunti al termine del cammino che ha portato i nostri ragazzi a ricevere il sacramento della Santa Cresima e della Prima Comunione. Siamo arrivati solo ad un traguardo, pronti a ripetere e ad alimentare questo fuoco che oggi in questa comunità il dono dello Spirito Santo ha acceso nel loro cuore. Noi genitori vogliamo ringraziare innanzitutto il Signore per il dono della Chiesa che come una madre in tutti questi anni ha gestato alla fede di questi nostri figli. Un ringraziamento speciale va al nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Rosario Gisana, per aver conferito il sigillo dello Spirito Santo su questi ragazzi. Grazie al nostro parroco, Don Filippo Ristagno, che ha accolto queste creature e ha insegnato loro la bellezza di vivere in amicizia con Gesù, sostenendoli con la preghiera in questi anni di formazione, educandoli alla fede, così da poter essere dei veri testimoni. Il Signore ricolmi di ogni bene il vostro apostolato. Vogliamo dire grazie a tutti coloro che hanno rivestito nel cuore di questi fanciulli l'amore di Dio. Un ringraziamento particolare va alle catechiste Maria Carmela Passaniti, Angelita Messina, Chiara Provenzano, per l'affetto e l'impegno dedicato alla preparazione dei nostri ragazzi, con pazienza, formandoli e aiutandoli a capire il senso cristiano della vita, insegnando l'importanza di ascoltare e accogliere la parola di Dio, sostenendoli con amore. Un ringraziamento al coro Cesare Candello per aver condiviso con i nostri figli un momento così importante del loro cammino, partecipando con preghiere e canti. Ringraziamo le madrine e i padrini che oggi hanno preso l'impegno di aiutare i nostri figli a seguire la via di Cristo con la parola e con l'esempio, nella certezza che lo Spirito Santo, oggi ricevuto, darà ad ognuno la forza per rialzarsi nei momenti difficili. Ora, le nostre ragazze, i nostri ragazzi, i nostri bimbi, le nostre bimbe, dalla grazia di questi sacramenti, insieme a noi genitori e a questa comunità cristiana, chiediamo una benedizione speciale affinché lo Spirito Santo ci aiuti a portare nel mondo il profumo di Cristo e del Vangelo e sentiamo di esprimerle il nostro grazie di cuore a tutti.
I ringraziamenti sono stati fatti, Rita è stata esaustiva, ha ringraziato tutti. Io vi affido tutti alla Mamma Celeste, in particolare faccio gli auguri a tutte le mamme qui presenti, che oggi è la festa della mamma. Maria, Madre nostra, Madre della Chiesa, ci assista, ci benedica e ci accompagni sempre nel nostro cammino per vivere della presenza di Gesù Cristo, sostenuti dalla grazia dello Spirito Santo. Auguri a tutti per questa festa di prima comunione di Cresima e a tutte le mamme ancora. Tanti auguri. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e vi ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Voi che oggi riconoscete che Cristo è il Signore nella gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Amen. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi, giudice misericordioso, e vi conduca all'eredità eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La celebrazione è finita in Cristo Gesù. Andate in pace, ma c'è adesso la distribuzione delle pergamene. Ecco, non andate tutti, quelli che sono... Ecco, i ragazzi, i bambini, un attimo distribuiamo le pergamene.